Tutto pronto in Ucraina in vista dell'Eurovision Song Contest che si terrà nella città di Kiev il prossimo mese. La costruzione della struttura principale, dove il 9 maggio si terrà la semifinale, è già stata completata e mostrata ai giornalisti. Il palco si trova all'interno del Kiev Exhibition Center ed è stato realizzato da Florian Wider, che in qualità di stage designer ha curato l'allestimento di altre 3 edizioni della gara canora. Ricorda la tipica corona di fiori, che è qualcosa di molto tradizionale in questo paese, ma nello specifico lo scopo è quello di dare un tocco di femminilità e modernità allo stesso tempo, che definisca il palco e che lo renda diverso da un allestimento troppo maschile, come è accaduto lo scorso anno a Stoccolma. Molti degli artisti in gara si esibiranno nella fan zone, quindi ciascuno avrà la possibilità di vedere tutti gli artisti anche se non riescono ad ottenere un biglietto. Hanno comunque un'opportunità di assistere alle esibizioni. La capacità totale della struttura è di 8.000 spettatori. Per chi non avrà la possibilità di accedervi, ci sarà la fan zone, il cosiddetto Eurovillage, che verrà allestito direttamente nelle strade del centro della città. La stazione della metro è stata ricostruita, ma la sua capacità non è aumentata. Non hanno concepito dei corridoi più grandi e la terza uscita, che dovrebbe portare le persone nell'area principale, non è stata aperta. Per risolvere il problema del trasporto, le autorità di Kiev hanno promesso di inaugurare un servizio di trasporto su acqua in grado di portare i visitatori dal centro della città all'area principale. Kiev ha a disposizione un tempo limitato per completare le preparazioni in vista dell'Eurovision Song Contest. I visitatori inizieranno ad arrivare in città tra pochi giorni e il gran finale si terrà qui, nella capitale ucraina, il 13 maggio prossimo.